Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo terzo episodio, che in realtà sarebbe l'ottavo, mi sbaglio sempre, del Road to Division 1. È cambiato qualcosa, perché? Oggi giocheremo con la Premier League, ragazzi, e guardate chi c'è davanti, Sturridge versione Oscar. Perché? Per chi non lo sa, sono usciti, o comunque stanno uscendo, queste carte Oscar che io per un po' di tempo non ho capito a cosa corrispondevano. In pratica sono carte speciali fatte anche dalla community. In pratica è stato votato Sturridge come primo giocatore Oscar, perché è stato il giocatore che ha segnato più gol. Resta il fatto che io comunque con Sturridge non mi ci trovo in granché, nel senso che ho già fatto una partita, come vedete, perché le partite prestito sono 5 e qua me ne segna 4. Anche in versione Oscar non mi ci trovo molto bene, perché è un problema mio, non che lui non sia forte, sono proprio io che non mi trovo bene con il tipo di giocatore. Speriamo che in questo episodio mi ci trovi bene. Per il resto la squadra è questa, ragazzi, e i Tots l'avete visti, l'ho trovati in vari pack opening. Per quanto riguarda qui troviamo la panchina e le riserve, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a giocare le nostre tre partite. Oggi sarà difficile, ma vorrei fare 9 punti in tre partite, perché altrimenti diventerebbe anche complicata la situazione. Prima partita del giorno, valutazione squadra 85 intesa 100, la Madonna scesa in terra, ragazzi. Matic si ferma, poi torna dal Kun, palla fuori per Sturridge che può anche provare col mancino. Sturridge non l'ha messa malissimo. Abbia di verticale per Sturridge, contropiede Sturridge, la finta di Sturridge che poi deve tornare sulle sue, la mette in mezzo, mamma mia la palla che sta lì. Matic porta in vantaggio il Bomber Steam, 1-0 al tredicesimo. Scusate se non posso urlare, ma sto registrando all'una del mattino. 1-0 per noi, ragazzi, dai, è così. Occhio alla casetta, sta giocando meglio. Fuori gioco netto, fuori gioco netto. Non è fuori gioco, merda, 1-1. Poi Agüero, Agüero, passa Agüero, si infila. E il Kun in aria, no, però ha spostato così. Palla di Andre Mané. Un rigorino lì ci poteva stare anche, arbitro, Sturridge, Oscar che fa. No, vabbè, fuori gioco, ti prego. No. Vaffanculo, però. Due tiri in porta mi ha fatto, dai. Kun, bravissimo. Kun, per Sturridge, va dentro il Kun, è servito. Bella palla, bella palla, bella palla. Quello no! Sì! Mamma mia, che colpo! Perché poi stavo esultando, ho lasciato il joystick. Ho detto, mo la perdo 2 a 2. Libero? Fabregas. Ah, stavo pensando, faceva la cazzata. Invece no, invece è uscita bene. Arrivaci! Dai, vabbè, già vaticato. Palla per Mané. Mané. Vada solo. Oh, c'è il quadrato solo, bella! Mettila dentro! Ma porca puttana la. Occhio. Occhio, De Bloveo. No. 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 No, porca puttana, no. Ci riporta Guerra. No, questa è regolare, questa è regolare, non mi ha inventato niente. Ma come fuori gioco? Come fa ad essere fuori gioco? Allora lui ne ha fatti due in fuori gioco. Non l'ho toccato, non ho premuto neanche il tasto. No, ma non mi ha fatto. Non ho neanche premuto il tasto, raga. Vi giuro che non ho neanche premuto il tasto. Vabbè. Vabbè. È la Madonna. Neuer batte il calcio d'angolo. Pensa se metteva pure l'assist fatto bene. Raga, cioè, sta a porta vuota. Non so se ci siamo resi conto di tutto ciò. Ci siamo resi conto, leva. Ok. Sarebbe stato clamoroso perché gli spaccavo tutto. Comunque 1-0, dai. Fatto tutto, ragazzi, non riesco più a uscire. Fallo, adesso segno su. Ma non siamo a Torino con la Juventus, raga. L'area di rigore non è di 17 metri. Il fallo era fuori, scusa, ma non era sulla linea, era fuori. È clamoroso. Vabbè. Vabbè, dai. Cioè, è clamoroso. Sto gioco sempre peggio.
L'area di rigore è di 17 metri, che ci dobbiamo fare? Neuer contro Neuer. Ah, mi sembrava strano. Lui furbo ha detto, mo se mi fa un altro contropiede mi disegna un altro gol. Però se vuoi puoi anche tirare, perché sai, qui si è fatta un'ora. Gol. Occhio all'inserimento di Leva. Ma che palla di merda è, regà? Oh! Secondo me mi prendete per il culo. Poi fate voi. Iniesta. Da lì. Palo. Ah, stavo per il gioco. 2-1. Vediamo quanto dura. Ma ho caricato tutto. Ho caricato via dall'aria, dai. Occhio ancora, guardate, traversa. Gol. Mi sembrava troppo sculata come azione. Porca puttana. Dobbiamo sbagliare anche qui. Vabbè, non si propone nessuno, giusto? Che parata ha fatto che gli ha tirato una mozzarella? Però ci deve dare una mano, perché sennò abbiamo pure l'arbitro contro. Già ci abbiamo tante quelle cose contro, tipo i miei giocatori. Fallo, ti prego. Quando dico tipo i miei giocatori. Che gioco di merda. Nessun joystick è stato danneggiato durante la creazione di questo video. Parola di Francesco Amadori. Basta così, va. È evidente che non ho la minima intenzione di impazzire per questo gioco, visto che già mi pare di essere andato abbastanza oltre. Abbiamo tre partite rimaste. Facendo un calcolo rapido, 8, 12. Perfetto, posso ancora salvarmi. Noi ci vediamo con il prossimo video, ci riesco, lo porto domani, in cui vedrete tutta la divisione 3. Ecco, in realtà ragazzi c'è stato un piccolissimo cambio di programma, nel senso che io sì, ho già registrato lo speciale divisione 3. Il problema è che non essendo riuscito a passare il turno, ecco vi faccio un piccolo spoiler, sarebbe inutile portarvelo perché comunque ci metto tanto tempo a montare il video, perché sono ben 10 partite. Quindi non essendo riuscito a passare di divisione sarebbe tutto inutile, quindi vi porto direttamente nel prossimo episodio che vedrete tra pochi giorni comunque, quindi state tranquilli. L'ultima partita valida per passare in divisione 2, quindi l'ultima partita della divisione 3, dopodiché spero di riuscirci a passare finalmente e ci vediamo con le partite della divisione 2. Niente, ci vediamo alla prossima.